Allora, paura o non paura? Devo finire sto capitolo prima della prossima settimana. Anche perché c'è gente che ormai il gioco l'ho già finito da un bel pezzo. Te credo, quella gente che fa 5-6 ore di live. Allora, abbiamo avuto il nostro primo incontro con la maestra. Con i bambini. Che non sono bambini. Tardi. Rosica, Rosica. Come non voglio tentare la mia sorte? Meglio muoversi. Presa benevola, eh? Oh. Ma no. Okay. Allora, di Franco non c'è più traccia. Probabilmente è bello che è morto. Cazzo. Già non mi fa più effetto, praticamente. E chiedo che risuccederà. Fortuna non mi devo bilanciare con la levetta. Se cammino forte. Ma no, non ti incastrare per cortesia. A questo punto era tanto meglio che mi faccio un caffè. Sale il cazzo. Penso stia picchiando qualcuno, probabilmente il nostro amico Franco. Ci mancherai, amico mio. Delle sigarette. In che posizione con delle sigarette? Tra l'altro, mentre di tavolo l'altro giorno, ho notato, ieri, ho notato che c'era un fantasma nell'armadietto, quello che ho aperto, ma manco me ne sono accorto. È questo? Eh sì, è questo personaggio qui. Chissà perché ci sta. Bella. Tra l'altro c'è chi mi ha detto, guarda che se ti fa paura questo il terzo livello sarà peggio. Lo so che il terzo livello probabilmente c'ha il dottore dentro, ma vabbè. Ed eccola lì. La signora in grigio. No, quella che è il capofantasma, niente. Non devo spostare questo. Che cazzo? Posso andare a vedere? Posso? Cos'è? Cappello? Il cappello con l'elmetto! Oddio, come si chiamava? C'era un personaggio che c'era. Piano, piano, mono. Sei fragilino. Gracilino non hai mangiato la. Non hai fatto colazione stamattina. Io l'ho fatto. Sempre fare una buona colazione. No, ci sono giorni in cui non la faccio. Per esempio, con un caffè mi faccio. Basta. No, no, perché le lamprede hanno una. Esiste un mostro della mitologia greca che
una lampreda. Cioè, è una. È simile a. È praticamente la sorella di Scilla. Che praticamente come lei. Cioè no, in realtà Scilla dovrebbe essere un mostro a prescindere, mentre lei è stata trasformata in un mostro da Zeus. Che come al solito Zeus, le divinità greche se non. O se mettono. Si mimicano gli esseri umani. O li trasformano in mostri. Tutto a posto. Tutto sotto controllo. Devo salire? No. Ma io non. No, non ci arriverò mai alla porta. No. Se sposto qui. Ah, c'è dei segni di. Per terra di striscia. Di strisciamento, sì. La parola è. Trascinamento, Matteo. Vedo che tutte le ore dei gialli che ti sei visto ti aiutano a ricordare un vocabolario ricco, eh. Hey! Pensavo se si fosse sbatte. Sembra l'atrio o. C'è una chiave. Ah, bisogno di una chiave. E qualcosa che brucia. Per l'esattezza, il tè non mi aiuta a calmarmi, serve per scaldarmi. Fa freddo oggi, molto freddo. È un cappio. C'è anche un fantasma. Io d'ora in poi non li chiamerò più fantasmi, perché il gioco li chiama fantasmi. Io li chiamerò Echo. Non si apre. Li chiamerò d'ora in poi Echi. Perché sembrano quello che sono. Gli Echi di una persona veramente esistita. Ah, un orologio. Quante volte avremmo guardato l'orologio? Durante le lezioni di scuola. Quante? Quante? Pezzo degli scacchi? E non ci arrivo. Sembra la testa di una torre. Aha! Genius. No. No, 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 no. Oh no. Fudge. Hi-hup. Posso presumere che quello diventa un in vita? C'è una corona. Cioè la testa è impalata a quello e c'è una corona. Oddio, un enigma sugli scacchi. Non ne vede uno da secoli. Ma è uno di quei cosi che. Come si dice? Non è che devo fare. Re nero. O regina. No, non mi ricordo se. No, dovrebbe essere re. Regina c'ha le punte. A destra c'è la torre bianca. Re bianco e alfiere bianco. Mica scacco matto. Cioè, c'hai sotto scacco con la torre, ma non c'hai mica lo scacco col re. Poi lui c'ha anche le pedine. Ed è. Insomma, mi serve la testa perché se la potevo ristaccare. Cosa buona che possiamo correre anche quando abbiamo in mano la roba. Questo mi serve sicuramente per metterlo qua. Sali. Sali. Oh no. Acido. Io non so cos'è il monoacido. No, 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 no. Non giocare a palla. Io avrei una domanda. Come lo prendo quello? Ah, ok, ci posso salire.
Lo spingo giù. Ah no, lo stacco. Ok, mi stacca direttamente la testa. Aspetta là. Allora, quindi torre a destra, re in basso, alfiere in alto, a sinistra. Ok, e questo che c'ho in mano è il re. Perfetto. Questa è la torre. La cosa peggiore è dove tenere premuto R2 è che praticamente ti sfonda il controllo. Solo, siccome ci sono le mole sotto ai posi dorsali. Non si è rotta la bottiglia? Oddio, ho fatto totalmente a caso. La chiave! Che lusso. Devo presumere che quello non si animi, siamo sicuri? Vabbè, fare come cazzo mi pare. Ormai, guarda. Aspetta, però non tiene mia che non c'ho il controller, non c'ho la mano sull'altra parte del controller, quindi... Se devo correre non posso premerlo. Mancava un pelo che cadevo mentre bevevo. Ok. E da qui. A parte le cazzate che mi succede che faccio da solo. Tra l'altro io ho scoperto che tipo 30 minuti io non l'ho fatto, mi sa probabilmente il 10% del gioco. Una persona sotto a tutto quello? Devo spostare questo. Mi chiedo se ci sia qualcosa. Quella è una porta che si può aprire per caso? Domanda. Oh cazzo sì. Non ha la più la testa? Penso. La signora. Oh! Un eco! Ecco. Non vorrei che fossero echi del suo passato. Probabilmente, non lo so, non lo so. Sono ipotesi, finora sto facendo solo ipotesi. Senza risposte perché non voglio risposte finché non finisco il gioco. Quando finisco il gioco vi dico datemi le vostre risposte, così confuto con le mie... Nel senso, confutare vuol dire provare sbagliate ma anche... No! Carrello, me la pagherai. Se l'attacco proprio alla parete? Che cazzo? È una gabbia di scimmie. No. Allora, tra l'altro questi non sono bambini mai. Questo è per Franco, sono una nuova bitch! Avanti! 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 Troppo presto. Sempre l'ultimo, eh! Dobbiamo farsi fregare sempre all'ultimo, vero Tonio, vero Matteo? Ok. What the fuck? No. Ma la devo tenere con le mani? No, ok, quindi posso lasciare per due. Ah! Oh god. Se la maestra era una persona normale. Se la maestra è una persona normale e si è trasformata in mostro per voi. Letteralmente.
ci sono? Non mi vedo. Oh! Quelli sanno giocare tranquilli, gli altri invece... Perché la bu... perché il cappello? Non si deve far riconoscere. Oh, c'è un pulsante. Un barattolo. Che culo. O non si deve far riconoscere da qualcuno specifica. Allora, per non farsi riconoscere. Merda. Quando qualcuno non si vuole far riconoscere, ci sono due motivi. Uno, non ti puoi far riconoscere da nessuno. O due, non ti puoi far riconoscere da una persona abbastanza particolare. Nel senso, di una persona singola. Se lancio questo, si rompe, immagino. Mi vanno più i barattoli di vetro di una volta. Cammina piano senza fare rumore su questo, va? Sei un po' sbilanciato. Sei un po' a destra. Ma non più a destra. Perdio, mano. La mano destra e la mano sinistra. Oddio, no. Presumo quello che ci stava dentro serviva qualcosa. La vecchia, buona vecchia materia grigia. Che dice che non serve più? C'ho avuto un istinto da abbassarmi che voi non avete idea. Madre di Dio. Che cazzo? Ah, le rane! Madre di voracce. Ecco, io sono d'accordo nell'insegnare biologia, ma non con le cari animali vivi, così di selezionare gli animali, no. Ci sono libri di testa apposta. Io mi vado da qua finché te ne vai. Non capisco la tua routine, quindi aspetto. Cioè, ci sono tanti modelli anatomici, Cristo. Persino del corpo umano, non possiamo fare modelli anatomici degli animali. Sta preparando la classe di biologia. Va dentro la cucina, lo fai. Guarda che sta telecamera è molto utile. C'hai uno spigoletto piano. Ce la fai? Mono. Magari non riesce a passare, ti giuro. Mono. Oh, qual è il problema? Che cazzo ha fatto? Si è rilassato da solo. Cosa mi dice? Quello non è un modello. Quello non è un modello di un essere umano. Vedi, non è un modello, non è una cosa di plastica. Contate le mie benedizioni in quel momento. Che in inglese significa count my blessing, cioè ho pregato vari divinità. Aspetta, ma
cazzo fa? Ok. Mamma mia, meno male. Fatta di spaventi, di teste rotte, di incazzature personali. Wake it up, bitch! Al suono, quando fanno il versetto io li devo attaccare. Non c'è sta... Mi sa che c'è sta una trappola da qualche parte questa, eh. State zitto. State zitto. Eccola qua. Presumo. Guarda la corda! Franco? Franco! Mario, amico mio. Amico mio. No, non sei Franco. No, non è Franco. Che cazzo è? È una bambina? C'era il volto molto più femminile, sembra. Molto più esige. No, perché Franco c'aveva... L'altro bambino c'aveva un maglione a strisce. Questa c'ha... Perché la musica dell'intro? Guarda, poi me l'ho portato in braccio. Abbiamo finito, vero? Mi sembra troppo facile. Decisamente troppo facile. Cioè, non c'è stato il classico fuga, l'ultima fuga per scappare dal mostro. Ok. Posso per caso... posso? Monotoni, ma va a cagare. E questa che serve? Non ci devo arrampicare sopra? Scusa, adesso tu mi spieghi perché sto bambino. Scusatemi, essere, perché non posso definire ormai bambino. Si è riuscito a sollevare un armadietto che gli era caduto addosso. Ad alzare un argano collegato a questo pianoforte che è 50 volte più pesante di lui, ma non riesce a sollevare un martello decentemente? Devo... Ah, devo? Stavo stessi scherzando. Sì. Se volessimo arrampicarci sulla corda. Aspetta, dopo dove... noi dove atterriamo? Cioè, io ho 2-3 salti.
se non ci hanno sentito prima, adesso ci hanno sentito. Beh, ti pareva chiuso a chiave. Oh, c'è la chiave. Aspetta, quella distrae. Muori. Ci sei. Uno, due, tre. Sole. Mi serve un nome, però non so che nome darti. Femminile mi verrebbe da dire Jennifer. Jenny? No. Non lo so, poi ci penserò. Andiamo cheap. Oh, che bella sta cosa che li prende per mano. Cosa cazzo? Aspetta, 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 aspetta che prendo il martello. Tu ci ammazzerai, non è così? Tu ci ammazzerai. Ok. Non te prendo più per mano. No, 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 no. Dai a... distanziamento per cortesia. Vogliamo evitare il contagio. Prendo la starnutire. Prendo lo starnuto dopo. Posso presumere che sia la maestra a suonare questa cosa, vero? Ah, c'è sto coso, quindi devo salire da un'altra parte. No, mi sta cominciando a fare stivo perché presumo da qua. Ma ti hanno tenuto R2 talmente tanto. Ce la faccio da solo? No, ce la faccio da solo invece. Altra ruota. Dovrei controllare quanto registrato, ma tanto ci saranno dettagli da fare, quindi però penso di farcela. Oh! Ha dei difetti a scalare. Non so se è un... Cosa mi dice che mi devo muovere solo quando suona? Beh, questo è un chiaro riferimento a quelle maestre di una volta che praticamente facevano tutto, biologia, matematica. Meno male, mi sono fermato prima apposta. Oh, non spinge più. No, quanto è lunga sta cantilena però. Oh, raga, non spinge più, non sto scherzando. Perché mo non fa più sta cosa? Mono!
Non ho capito mica perché non spinge più. Non è che c'è un tempo limite. Mo' provo a vedere se è giusto l'angolazione, però. Sì, ok. Devo fare qualcos'altro. Che poi gli facciamo cadere addosso un pianoforte, sarebbe il colmo. Ok, se io non muovo la levetta, però tengo premuto, non fa rumore. C'è anche un salvataggio. Piano, non troppo vicino a lei, mi è scappata la levetta. Nel lavandino. Cazzo. Mono, per Dio. Mono, vabbè, vaffanculo. Crepa. Mono, crepa. Dai, dai. Incertezza, no. Se incertezza nel fare nell'entrare nelle cose, no, però. Oh, mica entra. Ragazzi, non entra. Ah, this is terrifying. Perché non devo premere? Non devo premere il punto più fatto. Corri, mo, no? Siamo salvi? Ma dai, ma io la volevo uccidere! Possiamo chiudergli un condotto addosso al collo così si stracca. Siamo vivi. Siamo vivi. Piove, sembra sul bagnato. Allora, questo è da screensaver però, eh. Questo da screenshot. Cioè, guarda che scazzo, che figa sta cosa. Cioè, è creepy. È creepy. A spacco. Però, guarda che scena. Boh, arrivo a metà punto e faccio una schermata. Lo scenario lo sanno fare il loro lavoro. E dico che il mostro fa schifo perché è brutto, eccetera, eccetera, ma perché è un mostro. È quello che è. E il design è giusto, è buono. Vince. Questo è il primo gioco del 2021 che sto giocando, in effetti, mo ci sto pensando. What? Dobbiamo spostare questo? Aspetta, forse dobbiamo. Immaginavo. C'è una TV, è una TV quella, io pensavo fosse una scatola. È una TV invece. Oh, poverina. Oh, poverino. È come, diciamo, non posso dargli un sesso? Perché se sto come Six non ci arrivo. Come non ci arrivo? Vedi, così non va. Ah, sono stupido.
sa che serviva il coso aperto. Può ricaricare? Ma no. Ma come faccio a saltare io? Non ci arrivo. Ma forse non ho... Ah, aspetta, non ho fatto questo. Ah, ok, a pelo. Poverina, sarà crepate freddo, coraggio. Ma che è una citazione a Hit? È una citazione a Hit? Può essere. E ci trovo un impermeabile. È Hit. Impermeabile. Quello era? Giallo quello del bambino? Non mi ricordo. Non l'ho visto il film, ho letto il libro. Come, scusami? 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 Vuol dire che colori autentici? Vuol dire che lei è Six? Lei o lui, ripeto, perché Six non c'ha sesso, neanche gli autori non hanno definito il sesso di Six. Molti dicono che è una femmina, secondo me no. Vuol dire che lei è Six? Che lui o lei... Che questa è Six? E perché non l'hai ucciso? Sei di Six? Perché non l'hai uccisi tutti quei bambini? Quei cosi lì che ti... Cioè, li assorbivi? Se fosse veramente lei, spiegherebbe anche il coso aggressivo, il comportamento aggressivo che c'ha avuto quando ha seccato quello lì. Per esempio, noi abbiamo una busta di carta in testa. Tecnicamente, in questo momento la busta di carta non dovrebbe sprannasse. Le cose sono molto sottili. Come entra dell'acqua, come ci tocca l'acqua, si sfaldano. C'è una TV. Cosa vuoi fare? La spinta? Vedi, questa è un'altra cosa. Ci starebbe benissimo del multiplayer. Cosa... Ah, vuoi che... Occhio a non farti male. C'è una chiave lì? Non ho chiave questa. Peccato che non possa fare lo zoom. Pacchi scomparti. Tra l'altro io ho ordinato persona già. Ho ordinato oggi che è sabato. Forse l'ho ritardato. Forse un po' prima. Ho dovuto pure ricaricare la carta due volte perché... non avevo abbastanza per i costi di spedizione. Non c'ho Amazon Prime, non mi fate farlo che sciacco. Una... Sembra una benda, ma no. E vai avanti tu o vado avanti io? Ah. Oh. È una lettiga quella, una barella? Merda. Lui è il prossimo? Il medico? Il dottore, come si chiama? Bene, benissimo. Va benissimo. Istruito. Perfetto. Dire che ci mettiamo il dottore la prossima puntata, forse, non lo so. Almeno il primo incontro, il secondo incontro. Ci vediamo ai prossimi video, allora. Io vado a montare. Oggi video extra, avete visto? Così vi faccio finire questo video. Perché se non lo finisco entro la giornata ve lo posto il secondo, la seconda parte. Se non lo porto entro la seconda parte è che non me va. Ci vediamo ai prossimi video. Io... Certo, sto twist se questa è Six... Non lo so.
Potrebbe anche aver messo il cappottino perché ci ha voluto mettersi il cappottino. Non va a capire. Però spiegherebbe il suo comportamento. Ma perché non c'ha più i poteri? Che li controlli in maniera diversa adesso i poteri non ce l'ha più. Se è SX, non lo so, non voglio sapere. Adesso ci vediamo se vi ricordo di scrivere se pronta sul mio canale. Vi ricordo che con Gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye. Anche perché la gente ha già postato roba del 3, così dei terzi del quarto quinto livello, quindi. Tanto non c'ho fretta io, quindi no. Vabbè.